Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con pomodoro, prosciutto e salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, prosciutto, salame, cipolla, olio, polpa di pomodoro, sale, pepe, origano secco, acqua e pasta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il parmigiano tritato. Senza lavare il boccale, mettiamo il salame e il prosciutto. E li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte in una ciotola. Sempre senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e l'olio. E facciamo tritare per 4 secondi a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo. Adesso facciamo insaporire per 3 minuti gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la polpa di pomodoro. E facciamo cuocere per 6 minuti temperatura varoma velocità 1. Adesso aggiungiamo il trito di salame e prosciutto. Il sale. L'origano. Il pepe. L'acqua. E facciamo cuocere per 5 minuti gradi, velocità 1. Adesso mettiamo la pasta. Mescoliamo un po' con la spatola. Adesso facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta, adesso trasferiamola in una pirofila e mantechiamola col parmigiano e impiattiamo.
Pasta, pomodoro, prosciutto e salame. Grazie e alla prossima ricetta.